Eccoci qua per l'altra magia che volevo far vedere, però questa è molto più bella, quindi almeno 100 mi piace su YouTube, 150 iscritti su YouTube e 200 e 300 iscritti su Instagram, e ve la spiego. Questa qua proprio, raga, è una bomba. Allora, inizia a fare tre mazzetti così. Ok, lo spettatore quando vuole, quando preferisce lui, mi dice stop. Questo qua è il gioco basato sulle coincidenze, mi sono scordato di dire. Tipo, stop qua. Gioco basato sulle coincidenze e ci è uscito un 8 di picche, un 8 di fiori e un 2 di cuori. Beh, due gemelle. Non è affatto male. Però riproviamo, dai. Dimmi stop quando vuoi. Tipo, stop qua. Se esce un 2, proprio un 6. Qua un 9. Quindi, ricapitolando, abbiamo preso un 6, un 2, un 8 di, un 6 di picche, un 2 di cuore, un 8 di fiori, un 8 di picche. Ma qua non c'era tanta coincidenza, perché la coincidenza non è sulle carte che escono, ma bensì sulle carte che vanno vicine alle carte che sono uscite. Tipo 8 di picche, c'è vicino questa, 8 di fiori, c'è vicino questa, 2 di cuori, c'è vicino questa, e 6 di picche, c'è vicino questa. Poi vabbè, questo mazzetto qua lo possiamo mettere qua, tanto questi mazzetti qua non li abbiamo mai toccati. Ora, qua all'8 di picche c'è un re di picche, ma re di quadri, scusate. Ma qua non c'è tanta cosa. Qua un re di picche, già due re. Qua un re di cuori e qua un re di fiori. Questi qua dicono bravo, bravo, sì, ok, bravo, però non è finita, perché guarda, qua c'è il re di quadri. E qua sotto c'è l'asso di quadri, qua c'è il re di picche, qua sotto c'è l'asso di picche, qua il re di cuori, qua sotto l'asso di cuori, qua il re di fiori, qua sotto l'asso di fiori. Ok, ragazzi, scusate, arrivo. Eccomi. Questa era la magia. Poi ne faccio un'altra, con anche questa almeno 250 mi piace, 400 iscritti su YouTube e 1000 iscritti su Instagram, mi farebbe molto piacere, sarebbe molto bello. Comunque, come si dice? Ok, fai scegliere allo spettatore una carta che gli piace, tre carte che si deve ricordare. Io prendo questa, questa e questa qua. Anzi, faccio così, che sono le più facili da ricordare. L'asso di picche, l'asso di cuore e l'asso di fiori. Ok? E qua andiamo a fare tre mazzetti da un po' di carte. Ok. Scusate che per questa magia qua non si possono usare i giorni. Scusate. Ragazzi, mi è scomparso un jolly. No, ve lo giuro. Mi è scomparso un jolly. Ah, ok. Le jolly via. Come vi ho detto, così ancora più casuale i mazzetti. E ce l'abbiamo anche uno qua. Ok? Che lascio qua. Adesso guarda, chiediamo allo spettatore un asso che vuole, tipo l'asso di cuori, e lo lascia qua su di dorso. Alza quanto vuole da qua, se vuole mischia, ma se non vuole no, e lo appoggia qua. Poi quello che vuole qua, alza un po' da qua, se vuole mischia e lo appoggia qua. Anche questo qua,
questo pezzetto qua, se vuoi mischi, appoggia qua, appoggia qua, appoggia qua. Ora, ti dico, se questo omaggio non mi viene, ho perso e vi togliete tutti dall'iscrizione del mio canale. Se no, se ce la faccio, ho vinto, mandate a tutti questo video e vi iscrivete, tutti, ok? Allora, guarda, i tre assi non devono capitare nelle carte di faccia. Però poi si va avanti. Finché non capitano gli assi e là finisce il gioco e ho perso. Per ora niente. L'asso di quadrimano non è quello che aveva scelto, noi aveva scelto l'asso di cuori. Per ora niente. Andiamo avanti. Neanche adesso, andiamo avanti. Neanche adesso. Mancano 7 carte, ragazzi. Neanche adesso. Qua rimangono 3 carte. Io avevo scelto asso di fiori, asso di picche e asso di cuori. Asso di fiori, asso di picche e asso di cuori. Questa era la magia, molto bella. Questa qua, anche molto facile, ma molto d'impatto. E niente, questo era il video. Niente, spero che vi piaccia. E adesso faccio l'ultima cosa. Ditemi il numero da 5, tipo 5, jack di quadri e quinta, secondo me. Mescolando. Secondo me il jack di quadri e quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Questa è un buono. Poi vi spiego come si fa. Ciao!